chi c'ha la pelliccia al collo, anche questo signore qui. Non lo vedo. Guarda. Chi siete? Tu e Alessandro? C'ha la pellicetta, tipo il Conte Nuvolari. No, Nuvoletti. Nuvoletti, che Nuvolari? Sai che il Conte Nuvoletti aveva sempre il cappottino con la pelliccia. E io ho le volpi di nonna. Questo è lo stadio, siamo usciti dallo stadio. Alessandro era laziale. E io ho tutta la famiglia di maschi romanisti. Beh, non farà e quindi piacere. Non potevo dire che andavo allo stadio con lui. Ai romanisti. No. Però Alessandro era proprio Roma Nord, sono laziale Roma Nord un po', eh. E lui se n'è andato qui, in questo tratto di Lungotevere. Perché un tassista ha fatto una conversione a U e lui l'ha preso dentro la fiancata. Se l'è trovato davanti e è volato dentro una Mercedes. E che giorno era? Il 19 novembre del 74. Noi vi guardavamo, noi, naso all'insù. Non viene a tornare indietro. Ragazzi di Palermo, io, il mio amico Ignazio Greco, faccio pure i cognomi, Franco Gianmarva, vi guardavamo. Ed era un'Honda 750. Alessandro aveva un'Honda 500, ma l'aveva venduta da poco, non so. O i genitori gliel'avevano venduta, quindi... Beh, non poteva avere un'Honda 500, non avendo 18 anni. Però ce l'aveva. Ha dimenticato di dire Ford. Mi rimostri fra un istante la foto di voi. Eccolo. Ed è anche meraviglioso. Aspetta che mostro l'aula bunker. E questa foto l'hai ricucita tu. E beh, l'ho ritrovata nelle scatole dei ritagli dei giornali, vedi, tutta rovinata. C'è qualcosa di meraviglioso. Questi braccialetti indiani erano di Molayem, un mitico negozio di cose orientali indiane degli anni 70. Nei pressi del Pantheon. Bravo, bravo. In via del seminario. Vedi, infatti sono tutti braccialetti dipinti a mano indiani. Ce li ho in moltissime foto di quel periodo con Alessandro, questi bracciali. Questo è grande cinema, vedi? Oh. Io guido. Noi non ci abbiamo mai assistito. Non abbiamo mai assistito. E questo, c'è qualcosa di straordinario in questo. Facciamo sempre tutto da solo. Tu nel tuo campo e io nel mio. Così. Però ti voglio bene, te lo posso dire. Anche io. Perché io ti ho detto, mi farebbe piacere se andassimo, tornassimo in piazzale Maresciallo Giardino. Questo Lungotevere, come cavolo si chiama? Non lo rammento. Cadorna, avevi ragione. Cadorna. Lo sto vedendo su Tirano. Ecco. Che volevi dire? No, che voi eravate famosi. Famosi, stavate a Roma. E noi vi guardavamo naso in su. Ecco. Sai come si chiama questo tipo di cinema? Camera stilo. Così lo chiamava un signore che ha in qualche modo teorizzato la Nouvelle Vague. Astruc si chiama, si chiamava, credo sia morto l'anno scorso. Ma tu conosci un filosofo che si chiama Amiel? Ti devo confessare di no. Adesso farò una figura di merda, perché no, diranno, ma non con te, col mondo. Io ho un amico filosofo che dirà, ma magari l'hanno pure citato male. È una recentissima scoperta. Io ho sempre pensato, passando da qui, appunto, ad Alessandro Momo, dico nome e cognome perché la percezione che noi ne avevamo era di un ragazzo. Poi fra l'altro aveva solo 20 giorni più di me, era del 25 novembre del 56, mentre io sono del 20 dicembre. Ecco. Però siete tutti e due Sagittari del 74. No, sì. Sagittario? Beh, lui di più. Perché di tu me. Sei già Capricorno? No, io sono Sagittario. Eppure lui? Lui solo per 4 giorni, ancora cuspide con lo Scorpione. E io sono. Tu sei cuspide col Capricorno? Con Capricorno, esattamente, ecco. E quello è il mitico bar del tennis là dietro, sta dentro. Sì. Negli anni 60 tutti i fichi andavano lì per l'aperitivo, alle 3 anche al caffè. Mi sarebbe piaciuto, ma non. Erano quelli più grandi di me che andavano, poi quando siamo stati noi già era passato di nuovo. E questa è Roma? Gli Open di tennis qui, e sopra la Farnesina. Sì, ma soprattutto è Roma, terra di Pozzuoli, Ocra.
Beh, questo è il foro italico di quali di loro? Lucerna, Moretti, chi è di questi qui, di quei architetti? Ora non vorrei dire il foro Mussolini con... Poi vedi dietro la Farnesina al Ministero, è stupendo. Comunque un'idea di stile c'è. Sì, anche troppo. Beh sì, racchiude tante cose. Anche troppo. Beh, meglio dello stile poi del 60 dei Palazzinari, dai. Quello non è uno stile. Però quello è il profitto. È una cifra. Quello è il profitto, vedi, è questo, una cifra, più che stilistica di solito. Vedi questo obelisco? Sì. Questo obelisco è un esempio di neoplasticismo, cioè Mondrian, quella roba lì. C'è anche la follia che l'apologia di reato stampata, Mussolini Dux c'è scritto, è una cosa che ci chiediamo tutti da sempre. Come mai ci sia noi ancora del Mussolini? Quartiere? Certo, perché vedi, dal ponte sono stati, i fasci sono stati spicchettati. Sì. E invece questa scritta, Mussolini Dux, nessuno l'ha mai toccata. Eh beh sì, anche perché... È strano però, no, che non l'abbiano toccata, non trovi? Sì, però è giusto che sia vincolato questo. Beh, lo so, però credo obelisco. Che i fasci li abbiano... Sì, sì. Li hanno epurati. Beh, ma allora dovremmo fare Corso Francia, forse è più bello, però c'è un sacco di tempo. No, andiamo a destra. Ah, ci saliamo qui a Corso Facciamo Francia. Lungo Tevere, ponte. No, ti conviene prendere di là, saliamo a Corso Francia. Sì, sì, sì. Fai... Vabbè che non c'è... Guarda gli attici del Flaminio. Beh, lì c'è stato quello che è crollato, un poco più là. Sì. Quello... E subito l'incrocio dopo c'è quello che è crollato quest'altra. Va bene, io sono felice che abbiamo fatto questo omaggio ad Alessandro. Pensa all'invidia nostra. Diciamo, questo ragazzo scopa. Sta in mezzo a un sacco di belle ragazze. Beh sì, devo dire che l'hanno invidiato molto anche per l'Antonelli. E noi invece qui. L'Antonelli era pazzesca, devo dire. E poi, comunque, noi due insieme eravamo... Carino. Eravate giovani, belli, carino. Eravate famosi, avevate l'Honda 750, io non l'ho avuto, io al massimo ho avuto un Italjet 50 in quegli anni, ma poi ho avuto anche io un Gilera regolarità a casa, ma vuoi mettere con l'Honda 750? Four, dimentichiamo di dire four. Esatto, poi quell'Honda campeggia nei cosi di Fellini di Roma, nella finale di Fellini. Io sono col mio fidanzato storico e siamo su quella Honda sua che poi quando ci siamo lasciati io tenni. Ti voglio bene, Eleonora. Anch'io. Ciao. Ciao. Teledurruti.